missioni in paesi africani per far conoscere la situazione di quei paesi che veramente sulle spalle portano la responsabilità di milioni di rifugiati, ben più di quanto non faccia l'Europa. Pensavo a qual è la differenza. Le persone, diciamo, che hanno bisogno di assistenza sono le stesse, tante volte mi viene da pensare, sono magari quelle che ho incontrato in Sud Sudan prima o poi le troveremo in Tunisia. La grande differenza è veramente forse nell'impressione di caos, di caoticità, che non si trova tanto in un paese africano, che può essere naturalmente più disordinato perché sicuramente ha meno infrastrutture, ha meno ricchezza, ha una situazione sociale difficile, sono paesi spesso poveri, ma tutto sommato gestiscono l'accoglienza di milioni, ripeto, di persone facendo meno rumore. Però in quei paesi quando si va ci si sente dire: ma chiedete a noi di continuare ad accogliere milioni di rifugiati da paesi vicini e l'Europa cosa fa?